Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto la recensione completa di questo Xiaomi Mi Electric Toothbrush. Questo video è sponsorizzato dal sito e-commerce ShopeeGood, un sito autorizzato alla vendita di prodotti Xiaomi con prezzi davvero ottimi. Vi lascio anche dei coupon sconto da utilizzare su questo sito. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Xiaomi ha portato in Italia un gran numero di prodotti, anche per la casa, come questo spazzolino elettrico Toothbrush. Facciamo un unboxing veloce e vediamo cosa troviamo al suo interno. All'interno della confezione troviamo lo spazzolino elettrico, la base di ricarica tramite USB, però non troviamo un caricabatteria all'interno, troviamo la testina, degli anellini di riconoscimento e il classico libretto delle istruzioni. Troviamo lo spazzolino che si presenta veramente in modo minimale ed elegante. È realizzato interamente in plastica bianca e il tasto di accensione è in gomma grigia. Il prodotto è ovviamente resistente all'acqua, secondo lo standard IPX7. All'interno troviamo il motore sonico che permette di far vibrare lo spazzolino 31.000 volte al minuto. La vibrazione è molto potente, ma non violenta, anzi è anche rilassante. Sul retro la superficie è leggermente gommata per una presa ottimale, mentre frontalmente troviamo alcuni LED, come potete vedere, che indicano le modalità di utilizzo, ovvero quella normale, quella delicata e quella personalizzata, e lo stato della batteria. Premendo più volte il tasto durante l'utilizzo potete variare anche tra queste modalità, oppure interrompere la pulizia. La testina si incastra, come potete vedere, perfettamente nel supporto metallico e le setole in plastica sono ad alta intensità per una pulizia profonda e allo stesso tempo delicata. L'intera testina non ha componenti metallo per evitare la corrosione. Una volta premuto il tasto la pulizia viene avviata e dura circa quasi 2 minuti. Una brevissima interruzione vi farà capire che dovrete cambiare quadrante di pulizia della vostra banca in modo da pulire correttamente tutti i denti. Al termine di 2 minuti la pulizia si interromperà. L'applicazione Mi Home si può interfacciare con questo spazzolino, raccogliendo tramite Bluetooth i dati delle vostre pulizie. La Home mostrerà il punteggio che è indicativo di come è andata l'ultima pulizia, subito dopo un punteggio medio per la settimana, la durata residua della testina e l'opzione per personalizzare la potenza dello spazzolino. Premendo su Dettagli, come potete vedere, è possibile vedere in che modo è stato calcolato il punteggio, in base alla durata del lavaggio, la copertura e l'uniformità della pulizia. Lo spazzolino infatti capisce se state passando troppo tempo in una certa zona e valuta il vostro lavaggio in base a come pulite in modo uniforme i vostri denti e se li avete davvero puliti tutti e interamente. Potete anche poi rivedere lo storico dei giorni precedenti e avere un punteggio medio giornaliero e settimanale. Nel report settimanale invece è presente un grafico che vi mostrerà su quali denti dovete concentrarvi di più per il prossimo lavaggio. Infine, nelle impostazioni di personalizzazione, come potete vedere qui,
potrete attivare la protezione antischizzo iniziale, la durata dello spazzolamento e la possibilità di attivare funzioni aggiuntive come 30 secondi aggiuntivi sbiancanti o la pulizia della lingua. Per concludere, lo spazzolino di Xiaomi è gradevole, funziona bene e offre un'ottima qualità e costa meno della concorrenza. Potete trovarlo sul sito ShopeeGood al prezzo di 39 euro circa e col codice sconto MIKIANCONA10 potete avere uno sconto del 10%. Vi lascio qui sotto tutti i link in descrizione. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e lasciare un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima!